pensieri. Però va bene pure domani, o fra un mese, o fra un anno. Non è che c'ho tutto questo tempo a disposizione. Non vorrei che magari fosse fraintesa la mia cerimonia nuziale con quella funebre. Tua madre come la prenderà? Oh, mia madre sarà contenta. Sì. Per lei è importante che io non sposi un cantante, un politico o un povero. C'è ragione. Perché odia il rumore, la politica e la miseria. Allora quando glielo diremo, chissà come sarà sorpresa. No, non credo. No. Prima di venire qui mi ha detto... Vedrai che stasera il vecchio ti parla. Chiarita, trova sempre una vita d'affettuoso. Non ci faccia caso. Per mio padre gli uomini che hanno superato i 40 sono tutti vecchi. Io ho fatti l'altro ieri. Piuttosto suo figlio. Ah, gli hanno già parlato. Lui è un po' geloso, ma bisogna capirlo. Ha solo me e si preoccupa per il mio futuro. Ma quando ti conoscerà come ti conosco io, ti amerà moltissimo. Samantha. Mi dica? L'ascolto! Beh, visto che siamo fidanzati, le posso dare lei pure io? Se non devo cedere con gli altri, non so. Mi sembra di essere un principe medievale, però solo non cedo altri. No, adesso ci trovo. Vediamo un po'. Se tu vuoi... Ecco, adesso comincia il fidanzamento. Se tu vuoi... Puoi anche baciarmi. Volentieri, vieni. Samantha, ma tu hai mai baciato qualcuno? Certo. Mia madre è le suore del mio collegio. E una volta ho anche baciato la mano al vescovo. Ecco, deve essere stata quella che t'ha fatto. È un apostrofo rosa tra le parole tamo. Quello che hai studiato, adesso ti manca un po' di pratica. Oh, è scritto qui sulla carta del cioccolatino.